Torniamo a parlare di golf, Cala il sipario sulla Swing Hotels Cup lo fa nella straordinaria cornice del Jaspe Hotel per la sua fase finale e per gustarci qualche spruzzo di immagine di questa location straordinaria lo facciamo come sempre con gli organizzatori del challenge. Parto da Alan Fantetti, Alan perché la fase finale ovviamente che si è disputata proprio al Jaspe ha naturalmente ricevuto tantissimi consensi. Assolutamente sì, siamo di ritorno, ieri siamo tornati dalla Sardegna. E abbiamo vissuto un'esperienza fantastica al Jasper Grand Hotel Porto con il General Manager e il dottor Hannes che ha accolto i finalisti con una grande professionalità, un gran calore, lo staff intero e devo dire che è stata un'esperienza magnifica. I finalisti hanno disputato una gara tremenda su un campo meraviglioso del Pevero Golf Club con delle condizioni climatiche da non invidiare, con un vento pazzesco. addirittura i giocatori i migliori erano 6-7 delle prime categorie hanno concluso la gara con dei risultati bassissimi. È stata veramente una giornata di golf eh, difficile eh, con tanta competizione e abbiamo chiuso con eh, finalisti al, al meraviglioso scenario delle vigne su Rau dove ci hanno offerto un cocktail di, di, di benvenuto e abbiamo chiuso la premiazione con presenti Ruzzenente Immagine e Comunicazione, presente il dottor Nicola Rex, il general manager dell'hotel dei Mellini hotel dei Borgognoni, che è l'azienda che rappresento, era ehm, Alessandro Sestini di Tone Rappe e un gran numero di persone provenienti anche dal Pevero, in, abbiamo concluso un progetto che veramente non pensavamo potesse avere questi risultati. Un grande auspicio per la versione nazionale, il calendario è già stato fissato, avremo 10 tappe, arriveremo a Venezia, arriveremo sul lago di Garda, Milano, Torino, Firenze e Bologna e ci saranno grandi novità, grandi novità che a breve pubblicheremo sul nostro sito ufficiale. E ringraziamo ancora Carisma Travelnet, il nostro main sponsor, eh, l'hotel a Capitani di, di Peschiera del Garda nella persona di Nolan Fantetti, e, eh, ringraziamo Alessandro Sestini Tone Rap, Vigne Surrau, Rau, eh, Hotel Executive di Firenze, Hotel delle Arti, Hotel Baiore e Natura Spadi di Spoleto, il Borgo Brufa, gli sponsor sono veramente tanti e vi invito a visitare il sito ufficiale e attendete nuove novità perché arriveranno e sarà sicuramente un format innovativo e gli sponsor saranno molti di più e sicuramente riusciremo a proporre sul mercato qualcosa di ancora più interessante e diverso da quello che, eh, che in questo momento è disponibile. Luca Berliti, allora Luca un finale sicuramente da incorniciare. Insieme ad Alan abbiamo giustamente fatto un passo indietro per tirare un bilancio finale e ci si proietta a quello che sarà la Swing Others Cup per farla affermare naturalmente a livello nazionale per la prossima stagione. Ma sì, sicuramente il progetto è iniziato senza che ci aspettassimo questi risultati, è stato bellissimo, sicuramente l'obiettivo per il futuro è quello di continuare a divertirci, rendere l'atmosfera interessante in tutte le gare che andremo a fare cercare di creare qualcosa di differente rispetto a quest'anno, sicuramente è la cornice ideale per fare qualche evento, per far incontrare le persone, per farli stare all'aria aperta e poi uno sport meraviglioso che io non conoscevo, che grazie ad Alan ho scoperto e che presto inizierò. Ecco, hai sottolineato molto spesso la filosofia di questo progetto che poi ha reso vincente questa scommessa, no? Ma sì, è il divertimento nel fare una cosa, non è, non è la forza raggiungere un obiettivo, eccetera. Penso che il risultato sia stato ottenuto proprio grazie a questo, con i giocatori è stato, rapporto, è stato stretto un rapporto personale, divertente, sono stati tre giorni belli nonostante il maltempo che fino a ieri ci ha, ci ha distrutto le giornale sarde grazie anche a quel famoso maestrale che tira e che ci uccide tutti però insomma è stato sicuramente è stato bello e già abbiamo programmato questa tappa come diceva Alan delle 10 tappe con finale sempre al pevero per il prossimo anno e sicuramente sarà un torneo migliore con tante novità che andremo mano a mano a farvi scoprire. Certo, Alan. Allora, parlavi poc'anzi dell'aspetto dell sportivo, dell'aspetto dei risultati. La manifestazione sta crescendo, soprattutto sul piano della competitività. Assolutamente. No? Lo swing of the è un format, è un, è un progetto, è un progetto che può essere esportato in altri, spawn, in altri tipi di sport e verrà fatto sempre, sempre insieme all'amico Luca Berliti. È l'idea di affrontare il mercato insieme ai competitors, qualcosa di innovativo. Oggi non ci sono più certezze e qualsiasi tipo di attività si svolga può unirsi al proprio competitor per affrontare il mercato, per condividere il know-how, condividere risorse finanziarie, economiche, esperienze e contatti. E questa è l'anima dello swing hotel scap e ci teniamo a portarlo avanti perché siamo convinti sia l'unico modo oggi per competere nel mercato, per affrontare nuovi business, aprire nuovi, nuove opportunità di lavoro e unire comunque sempre la passione per l'ospitalità e per il golf che hanno uno sport meraviglioso sempre più in crescita in italia e nel mondo Ecco, mentre state naturalmente facendo le vostre riflessioni, eh, stanno scorrendo le immagini del Jaspe, una sede straordinaria, una sede che ovviamente non ha bisogno di troppe presentazioni, però eh, rispetto, diciamo, nel calendario che avete schedulato del prossimo anno per l'evento nazionale, sempre il Jaspe sarà la eh, tappa finale, dico A bene? Assolutamente sì. Il Jaspe Grande del Porto, Guato è un posto meraviglioso, in una cornice quella della Sardegna, di Porto Guato, con un porto eh, privato, con un, un una, un livelli di ospitalità a livello internazionale di lusso e devo dire un servizio, un'attenzione come Poche volte avevo notato, noi siamo, siamo um, specialisti del settore da più di 25 anni, lavoriamo per i migliori alberghi romani. L'amico Luca Belliti ha avuto una bellissima esperienza in Costa Smeralda l'anno scorso. Ma un posto così è difficile trovarlo e siamo contenti che ci abbiano appoggiato e che siano la destinazione finale del, del progetto eh, che noi abbiamo messo su. Già Spergando Del Poltucuatu, secondo me, è una delle migliori realtà presenti in Sardegna. E, va supportato e siamo noi qui e siamo contenti di continuare con il futuro col dottor Hannes che ha una particolare attenzione al mondo del golf ma non solo. Quindi devo dire è un posto da provare, lo consiglio a tutti perché ne vale veramente la pena. Grazie Alan e grazie anche a Luca, naturalmente anche noi e consentiteci con un po' di compiacimento, abbiamo sposato con entusiasmo a noi di Sporttime il progetto della Swing Hotels Cup che speriamo di poter proseguire in qualche modo e per ora insomma vi facciamo i complimenti anche da parte nostra perché è stata veramente una manifestazione decisamente riuscita. Grazie e alla prossima. grazie. grazie.